Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno. Il mio giro notturno per Kuala Lumpur prosegue. Ci sono dei posti veramente molto belli, surreali, con un gioco anche di luci, ombre, vegetazione, e l'aspetto coreografico è veramente molto entusiasmante, perché si incontrano stili architettonici di differenti culture in un pandan incredibile. Ecco, vi mostro leggermente questo scorcio dove mi trovo io. Guardate. Abbiamo anche una torre campanaria molto bella. Vi ho mostrato in particolare. E veramente la città si gira molto meglio di notte che di giorno, perché di notte c'è una leggera brezza, c'è quella leggera brezza che ti dà un po' di sollievo, non c'è la calura che c'è di giorno, è veramente incredibile e può risultare pesante visitare questi posti. Ecco, adesso ecco, vi mostro questo posto qua, se volete venire fin qui. Come vi ho già accennato in un altro videoclip, la bandiera della Malesia è proprio la costante ricorrente in tutta Kuala Lumpur. Sicuramente Kuala Lumpur è la città al mondo in cui la bandiera della propria nazione è maggiormente rappresentata. Ovviamente trovate ogni tot, trovate una bandiera della Malesia. Si vede che il ministro del turismo era imparentato con qualcuno che aveva una fabbrica di bandiere e ne ha ordinate 500.000, perché veramente la bandiera la incontriamo veramente ovunque. Ecco qui questo skyline bellissimo, e il mio giro serale prosegue. Se troverò qualcos'altro di interessante ve lo mostrerò, ve lo farò vedere. Comunque sia, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.